Presidente, l'Aira è attesa da due trasferte importanti, Ferrara e Milano. C'è grande convinzione nella squadra di interrompere questa striscia di risultati negativi? Ma non voglio essere retorico della situazione, perché se non arriva la vittoria non cambierà proprio nulla di quanto ci stanno dimostrando i ragazzi. Ieri sera li ho avuti tutti a casa, quindi abbiamo fatto questo ritrovo familiare proprio per convincerli che i risultati poi fanno felice tutti e mettono a tacere tutte le dicerie di che cosa non funziona, di che cosa non si va d'accordo. Quindi pare che i ragazzi siano pronti a volere avere per forza, per necessità propria di vincere queste gare esterne. Cosa ha detto ai ragazzi di Marcoschi? Ma ai ragazzi di Marcoschi c'è poco da dire, se non quello di avere quest'anno un pizzico di fortuna in più rispetto a quello che avevamo avuto l'anno scorso. Non sempre si può avere la fortuna, ma penso che adesso, che da tante sfortune che abbiamo avuto, perché abbiamo perso per motivi banali le partite che potevamo portare a casa i due punti, quest'anno penso che sia finito e faremo quel passettino in più per poter ottenere i risultati ottimali. Marcoschi ha preferito non parlare degli arbitri, ma nelle ultime partite qualcosa non ha funzionato sotto questo aspetto, anche contro la Virtus, decisione che alla fine hanno penalizzato il team bianco-verde. Ma non andiamo alla ricerca, adesso l'ho finito di dire, se noi perdiamo andiamo alla ricerca delle motivazioni, di qualcosa che è successo attraverso gli arbitri, attraverso i giocatori, attraverso l'allenatore, perché no attraverso la società. Quindi si dovrà trovare un motivo perché non portiamo a casa i due punti. Questo non fa bene parlare di questi motivi, perché non esistono. L'arbitro è come il giocatore, quando si mette dalla lunetta il giocatore sbaglia i due tiri liberi, l'arbitro può sbagliare a favore, può sbagliare a sfavore, ma non è questo il motivo. Parliamo di Ferrara, l'andata maturò una sconfitta sorprendente, adesso tutti aspettano il riscatto da parte dell'AIR. Ma pensiamo di sovvertire quello che sono stati gli andamenti, quelli che sono stati gli andamenti del campionato. Avevamo vinto con Rieti, abbiamo perso con Rieti. Avevamo vinto con l'altra squadra nell'andata, con la Fortitudo, e abbiamo perso. E quindi adesso abbiamo perso con Ferrara all'andata, dobbiamo sovvertire il risultato e vincere a Ferrara.